Una grande festa in una sera d'estate all'insegna della solidarietà. Musica, buon cibo ed emozioni hanno accompagnato l'evento di raccolta fondi a sostegno di Open House Lab, un progetto della Fondazione Gio che prevede laboratori propedeutici all'inserimento lavorativo di giovani con disabilità intellettiva. Open House, ha raccontato Valentina Sorce ai presenti, è un centro multiesperienziale nato 4 anni fa. È la sede di 3 realtà che hanno lo scopo di creare occasioni di inclusione sociale e lavorativa. La serata di beneficenza, ha proseguito, vuole essere un momento di incontro che ci dà anche la possibilità di capire che non siamo soli, ma abbiamo una comunità che ci supporta. A salire sul palco anche i tanti volontari e il sindaco Luca Serfilippi, che ha assicurato massima collaborazione da parte dell'amministrazione comunale. Valentina, tante le persone alle sue spalle, a dimostrazione della vicinanza ad Open House e ai vostri progetti. Sì, oggi siamo molto felici di avere oltre 300 persone, non ce l'aspettavamo, ci eravamo dati come limite 250, invece la risposta è stata bellissima, quindi siamo molto felici. I fondi che verranno raccolti a che cosa li destinerete? Allora, i fondi servono per finanziare i nostri laboratori di avvio al lavoro, i nostri Open House Lab, che sono ormai partiti 3 anni fa, che ogni anno si rinnovano con nuove idee, nuove cose. Sono dei laboratori di ricezione turistica e di orto che ospitano circa 15 ragazzi. Che fascia di età? Hanno dai 16 ai 27 anni, quindi alcuni partono con il percorso di alternanza scuola-lavoro, mentre poi gli altri vengono proprio tutti i giorni, da lunedì al venerdì, e portano avanti questi laboratori. Però sono tante qua le attività e anche altri progetti. Esatto, e entro fine anno inaugureremo la nostra struttura ricettiva che ha lo scopo di rendere ancora più aperto questo posto. Il nome Open House non è casuale, vorremmo che fosse un posto aperto alla cittadinanza, ai turisti, e al tempo stesso che fosse casa per chi poi magari ci viene, ci lavora e la vive quotidianamente. E poi quest'estate ha inaugurato il nostro food truck con il quale potete venire a fare delle colazioni dal lunedì alla domenica, dalle 7 in poi, e degli aperitivi il mercoledì e il venerdì. Questo è possibile anche grazie ai tanti volontari. Esatto, senza i volontari non potremmo fare veramente niente, nulla di quello che vedete oggi sarebbe possibile senza gli oltre 20 volontari che oggi sono qui da stamattina. Poi la pioggia ci ha un po' destabilizzato, ma nel giro di un'oretta siamo riusciti a mettere tutto pronto. E vorrei ringraziare tutte le persone che oggi sono venute qui, che ci raggiungeranno anche dopo cena per sentire il concerto, e farvi sapere che da ottobre partirà una nuova campagna di crowdfunding che servirà per sistemare il nostro food truck, permetterci di portarlo fuori da Open House e quindi portare la nostra cucina anche in giro per la città e non solo.